Appuntamento alle 9.30, i pullman a 5 stelle partono dal centro di Roma, destinazione sconosciuta per 145 parlamentari. Comincia l'inseguimento, raccordo anulare, sosta a Settebagni. Ma si va a Firenze? Sì. Ma perché? Sono tornato stamattina, sono partito alle 6.30 io da Firenze per tornare a Firenze, secondo voi. Campagna romana, la meta piano piano forse si avvicina. Buongiorno. Ma Grillo è già arrivato, lo sapete voi? Non sappiamo nulla. Scelto con cura il luogo dell'incontro politico nel bel mezzo della campagna romana, posto isolato, ristorante dal nome inequivocabile. Prima uscite da qua e poi ne riparliamo. Poi vi do la sala, vi do i bagni, vedo tutto quello che volete. Come si comportano dentro? Sono tranquilli? Tranquillissimi. Tranquilli. Cosa vedete da lassù? Una che fuma. Grillo c'è? Grillo c'era e adesso è dentro. Una cosa per... no? Ma lei ci fa passare sul suo campo così riusciamo a vedere Grillo? Non lo vede da qui Grillo. Ma guardi, guardi, se noi passiamo là non ci sta un buco per entrare. Non c'è un buco, questa è una regata a 2 metri, non c'è. Eccolo! Eccolo! Numero 1! Missuri 4! Sono proprietario del ristorante, basta. Ma lei l'ha sentito Grillo che parlava? Certo che l'ho inteso. E che diceva Grillo? E parla italiano. E cosa diceva in italiano? No, questo non lo so, perché diceva tante cose. A me mi ha detto quanto sei bello, pensa un po', ci vede pure poco. Andiamo ai finanziamenti pubblici ai giornali, grande. Beh, ottimo ragazzi. Stiamo lavorando per voi. Grillo ha detto che vi avrebbe accarezzato, è stato così? Metaforicamente sì. Ciao Beppe!